Il tempo. Che cos'è per te il tempo? Se qualcuno mi avesse detto, quando avevo 20 anni, che la vita sarebbe stata breve, non gli avrei creduto. E se non credi neanche tu oggi, che sei giovane, o hai una mezza età, un'età avanzata, il tempo che abbiamo a disposizione non torna più. E forse un giovane, così come lo sono stato io, non riesce a capirlo. Perché la vita passa velocemente, passa rapidamente. Mi ricordo ieri, quando andavo a scuola, ed ero insieme a tutti i miei amici, a tutte quelle persone che ogni giorno le incontravo, e vivevo il mio tempo in modo superficiale, senza dargli significato. È chiaro ed evidente che il nostro passato fa parte del passato, e oggi molto probabilmente dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo creato e non possiamo più tornare indietro. Possiamo solo vivere questo momento presente per goderci al meglio questo istante, per seminare il nostro futuro che arriverà, perché domani è un altro giorno. Come pensi di spendere oggi la tua vita? Scrivi le tue priorità. Nella tua vita impegnati con costanza, con determinazione a realizzare le tue priorità. Accetta questo tempo che hai a disposizione per fare la vita che vuoi davvero vivere. Quali sono i libri che leggerai? Quali sono le persone che vorrai conoscere? Con chi vorrai relazionarti? Con la tua famiglia, oggi? Quali sono le cose che avresti voluto dirgli? E se hai ancora la fortuna di avere a disposizione la tua famiglia, digli. Digli le cose che pensi. Scrivilo in una lettera se non puoi dirglielo a voce. Oppure prendi il telefono e parla. Parla con la persona che volevi dirgli realmente quello che volevi dirgli. Perché è molto importante oggi che dai significato al tempo che hai a disposizione. Forse un giorno leggeranno la tua lettera. Forse un giorno saranno testimoni del tempo che hai regalato alla tua vita. Perché devi immaginare che ogni volta che si sposta l'orologio, ogni volta che si sposta quella lancetta, potrai ascoltare la voce che è dentro di te, quella voce che ti ispira, che ti ispirerà a realizzare il tuo momento presente. Non c'è una tassa per il domani, c'è solo un avvertimento che oggi il tempo sta finendo per tutti noi. Il tempo è corto. Insomma, dobbiamo prendere delle decisioni e non fermarsi tra i due pareri. Il tempo è la legge che continua ogni mattina che abbiamo a disposizione, e quella è la legge chiara, certa. E quindi oggi, per poter investire al meglio con noi stessi ogni giorno, dobbiamo pensare che nella nostra mente, nel nostro spazio, nel nostro universo ci sia una banca con il nome tempo, e non ha nessun bilancio per il momento. Il bilancio è quello che tu metti ogni giorno in questo spazio immaginario, e sono le tue emozioni. Questo è il tuo bilancio. Oggi come vuoi investire il tuo tempo per riuscire a generare delle nuove emozioni, per emozionarti al meglio, per stare con le persone che vuoi bene? Certo, ci possono essere giorni duri, ci possono essere dei giorni molto più complessi rispetto a quello che abbiamo passato. Ma oggi, se abbiamo vissuto quel tipo di esperienza, possiamo superare tutte le difficoltà, possiamo superare tutte le avversità, perché ogni giorno puoi fare la differenza. La nostra vita oggi deve dare valore a quello che stai facendo. Quindi quali sono le tue priorità? Qual è la qualità di vita che vuoi avere in questo momento? Perché se i tuoi pensieri li investi costantemente sulle cose che non ti fanno stare bene, sulle cose che ti portano un'energia bassa, probabilmente sarai più facilmente manipolabile. Quindi qual è la qualità di vita che vuoi avere in questo momento? Non vivere la vita di qualcun altro, vivi la tua vita, quella vita che vuoi vivere per te, per poter essere di esempio per te, per le persone che sono con te e per le persone che arriveranno in un altro tempo. Dedica la vita a quello che ti senti dentro di te, che ti dà più ispirazione. Dove puoi sentire il tuo cuore? Il cuore ti aiuterà sempre a coprire il tuo tempo, anche negli spazi vuoti. E nello spazio vuoto potrai
capire che è un momento importante per te, per riuscire a stare tranquillo, sereno, a mettere i tuoi pensieri, quelli agitati, in un angolo, lasciarli rallentare e prendere le decisioni giuste, perché le tue emozioni, oggi ricordati, è l'unico investimento che puoi fare per te stesso, per te stessa, per comprendere che un domani hai vissuto la vita che vuoi vivere, non che avresti voluto vivere, perché oggi hai il potere di trasformare la tua vita. Credici, credici, non devi credere alle mie parole, ma devi credere in quello che senti dentro di te, a quella spinta, a quel motore che ti aiuta a generare quello che realmente puoi creare. Quindi, da adesso, basta scuse, investi il tuo tempo nel migliorare. Nel migliorare e accettare il momento presente e sapere che ti puoi mettere a tavolino e disegnare il tuo futuro e disegnare al meglio il tuo presente, ringraziando quello che hai a disposizione. Anche solo il fatto che riesci ad ascoltare un audio di questo genere, devi ringraziare l'universo che ti ha permesso ancora di metterti nello stato giusto e riuscire a guardare all'orizzonte, perché all'orizzonte troverai sempre la risposta giusta se colleghi tutte le tue emozioni in quello che vuoi concretizzare. Ti auguro tutto il meglio.